Gabriele Parini, il presenzialista televisivo, ancora piede libero, ancora per voi amici di Parini News, cartoline da questo Tevere in piena, Agnello in piena, abbiamo già fatto due video mostrati in anteprima, prima di tutti i giornalisti, l'esondazione, i danni che l'Agnene ha fatto a, salutiamo i giovani, nella mia zona Parole di Scari, ma qui abbiamo un cittadino tra tanti, speciale, che sta osservando un po' in maniera anche preoccupata il Tevere. Allora, io ti presenterò ufficialmente oggi, che è il 14, mi conferma che è il 14 novembre? Oggi è il 14, mi sa dire? O 13? Ho un dubbio. 14 novembre 2012, allora, Paolini dice addio alla televisione per passare al cinema porno. Cinema porno non è una battuta, dalla prossima settimana, in tutte le dico anche a voi giovani, ci saranno dei film hard porno sociali, situazionisti, felliniani, surreali, durante i quali io andrò a rompere le scatole agli attori, gli porto il caffè, la cioccolata, recito Shakespeare, ma qui presento anche agli amici Niki Giusino, eccolo qua, fatti vedere anche i fanciulli, che è il più giovane disturbatore televisivo italiano. Tu mi hai, ci siamo conosciuti a Piazza, se non sbaglio, Vittorio, eri venuto un po' incuriosito dalla realtà, dal fenomeno Paolini. Adesso fammi dire l'introduzione e poi passo a te. No, te faccio vedere il pezzo che riguarda te. Grazie al Pernacchio, però il Pernacchio si fa bene, se no non si fa. C'era un grandissimo attore, è andato via. C'era un attore, Eduardo e Filippo, che faceva il Pernacchio in maniera straordinaria. Allora, tornando a Niki Giusino, addio alla televisione, l'incontro, tuo libro. Allora, dal Tevere in piena, tra l'altro la notizia nella notizia, perché la prima volta in 38 anni, io ne ho 38, che vedo un Tevere così in piena con il sole. Sono 48 ore che non piove a Roma e con tutto ciò ovviamente il Tevere si ingrossa dalle altre città, perché molto spesso... Perché c'è una diga fuori Roma. Sì, ma al di là della diga, non è solo della diga, il problema è anche che con tutto che non piove a Roma da due giorni ha piovuto tantissimo da altre parti. Allora Niki, io ti do la mano, hai questa, come dire, incombenza o questo onore, vedi da te, di inquinare la televisione, perché io mi do il porno. Facciamoci vedere un attimo, non controsole, da questa parte qua, lui l'avete visto durante l'estate a calcio scommesso a fianco a me ovunque, su Striscia in qualche occasione, ma anche con te stesso sei riuscito molto, molto bene in questi mesi a fare pareti diretti. Vuoi dire qualcosa? L'hai fatto una che si chiama Sandra? Conosci una certa Sandra? No. Un po' di gossip. È sua madre. È la mamma? E la conosce Niki? È una porno star. Una porno star. Allora andiamo subito, vieni, rincontriamo. Dov'è? Dov'è la porno star? No, beh, gli regaliamo un preservativo al giovane. No, vieni qua. No. E allora facciamo vedere anche a Joe in anteprima, è scappato, vabbè, ok. Niki, dobbiamo andare, allora fammi finire solo, perché abbiamo fatto questo lancio sul Tevere, questo addio alla televisione di Paolini, per che cosa? Per il cinema porno. Io ho firmato un contratto con la Divestar Communication, Divestar Production e Management, di cui ti dirai Federico Vincenzo, film che saranno in tutte le lingue d'Italia, dal Tevere, in piena, adesso abbiamo appuntamento per il Tigino, facciamo vedere ancora i detriti, guarda i detriti, poi non ci dobbiamo lamentare se a Roma ci sono 25 gradi a novembre, perché queste sono cose che buttiamo anche noi cittadini, bottiglie, bottigliette, vetro, vabbè, gli arbusti, i rami, non è colpa, diciamo, del cittadino, però vedete quanti arbusti. Proprio giù in fondo c'è il campo da tennis, che spesso veniva anche mia sorella a giocare, che eccezionalmente anche c'è un po', un po' inondato. Da buonissimo disturbatore, Niki stava mostrando a favore della telecamera, intanto salutiamo anche il signore, il libro. Facciamo vedere il libro. Niki Giusino, l'altra faccia della TV, la citazione mi sembra, diciamo, italiana, Circo Massimo. Allora, ultima cosa, ti ricordi grosso modo il periodo in cui noi ci siamo incontrati, che tu eri incuriosito dal fenomeno? L'ha scritto qua. Il giorno anche? Certo. Allora attenzione, leggilo e chiudiamo così, vai, Tevere, vai, leggilo. 5 gennaio 2012. Ok. In occasione della fiaccolata dedicata ai due cinesi padre e figlia uccisi a colpi d'arma da fuoco davanti al loro padre,
con una macchinetta fotografica ed un tesserino di un telegiornale web che conducevo, con molta cautela e destrezza mi avvicinai a lui in una diretta Sky di G24 da Piazza Vittorio, da dove partì la fiaccolata. Lui per lì per lì non si accorse di nulla, tanto che si aspettava che lo intervistava. Mi confessai che ero il suo seguace da tempo e iniziammo le dirette assieme. Quel giorno proseguimmo le dirette assieme tutto il giorno, da 6 di G24 la vita diretta. Michi, adesso però seriamente un saluto fatelo fare. Io ti stimo molto, dammi la mano. 5 euro per i più bisognosi. Dammi la mano, dai, seriamente, dai, che dobbiamo andare al digiuno. Allora, ti affianco a me, sul Tevere in piena, che sia una piena televisiva tua, io ti lascio, io ogni tanto forse i cittadini vedranno, non lo so, è un addio televisivo certo, da oggi, 14 novembre 2012, sono anche un po' emozionato, affianco a me ho il più giovane disturbatore televisivo, perché lui ha 18 anni, attualmente il più giovane in assoluto, non ci sono altri ragazzi così bravi. Io citerei però, perché è giusto citare anche un mio carissimo amico che è la prima creatura paoliniana, il mio primo emulo paoliniano, che è Mauro Fortini, che salutiamo. Michi, dobbiamo andare a Ponte Milvio perché c'è una diretta. Attenzione, andiamo alla diretta. E da oggi, 14 novembre 2012, Paolini dice addio alla televisione. Per che cosa? Cinema porno, film hard, sociali, surrealisti, felliniani, durante i quali salutiamo anche il fanciullo, carissimo. Tutto bene? Vieni con noi al digiuno in diretta? Adesso, tra... Ma che già vi siete messi d'accordo? 7 minuti, dobbiamo andare, vieni, vieni, Michi! Allora, andiamo al TG1, Michi, veloce! Allora, attenzione, chiudiamo qui un attimo il video.